l'ha andato a prendere questi qua che sono tedeschi. La musica che cos'è esattamente? La musica. Noi veniamo da un mondo che è il nostro, molto intellettualizzato, dove c'è quasi un percorso obbligato, no? C'è il pallino, c'è la nota. Abbiamo la sensazione che questa sia musica. Questa non è musica. Questo è un progetto di musica. La musica viene fuori nel momento in cui cominci a fare. Specificando con una certa precisione tutti gli eventi sonori, però chissà perché tu questa cosa qui la fai suonare a un computer, non c'è anima. Allora il progetto è più qualcosa in più. Sì. Cioè ci vuole il progetto. Poi però c'è una componente che è la componente espressiva, che è una componente, poi la sorta salta fuori il carisma personale, salta fuori l'identità di un ensemble, viene fuori anche il modo, l'ambiente, perché se io questa cosa qui la suono sotto un camino, vicino a un caminetto, è diverso che se lo faccio in una sala da concerto. Se lo faccio qui così, è diverso che se lo faccio vestito da pinguino davanti a... No? Ci sono dei progetti. Non c'è, secondo me, nessun delitto a prendere quei progetti, a farli propri. C'è qualcosa nella musica di Bach che trascende l'epoca di Bach. Bene, e io lo suono come lo sento, ma io lo sento oggi diverso, lo voglio suonare con la chitarra elettrica. Secondo me è legittimo. Se questo serve a far saltare fuori qualcosa che poi ti accorgi che non è appiccicato, ma che risulta fedele, dice, però, per me va bene. Cos'è contemporaneo rispetto al classico? Che cosa fa diventare un brano musicale, una composizione contemporanea? La costruzione del modello architettonico con cui il fatto di le note? Semplicemente, secondo me, il fatto di parlare al cuore dell'uomo di oggi. Un brano è contemporaneo se è contemporaneo, cioè mi dice qualcosa. Cosa mi dice? Good, going over the hill. L'evoluzione della società, anche tecnologica, come entra nella musica? Con gli strumenti nuovi? Qui cambia la fruizione. Secondo me, molta componente, diciamo, l'aspetto collettivo, l'aspetto sociale della musica si è molto ridimensionato. Adesso la musica è una fruizione personale, io metto sulle mie cuffiette. Io entro in rapporto fondamentalmente con me stesso, perché la musica, no? Qualcosa che mi entra nelle orecchie o che è dentro le mie orecchie, in fondo fa parlare me con me stesso. Il modo di parlare oggi è molto cambiato rispetto a quello di 20-30 anni fa. Basta guardare la televisione come aveva parlato dei giovani negli anni 70, 70, prima, durante il periodo del fascismo, con la impostazione della voce, questo si ripercuote anche nella musica, probabilmente, nel modo di affrontare il proprio locale. Esiste sicuramente nell'ambito espressivo qualcosa che dipende dal tempo in cui certa musica nasce, ma non è la componente più importante. Non so, appunto, i Pini di Roma, no? Che sono stati scritti in un momento in cui bisognava celebrare la romanità, no? Bisognava celebrare. Non credo che mai nessuno si sia preoccupato di quel tipo di linguaggio un po' magniloquente, no? Perché poi in realtà quello che poi esprimono è qualcosa che comunque va oltre.
il progetto di emoticon come entrano queste cose? Beh, noi abbiamo una concezione che proprio si vuole un po' quasi medievale, no? Cioè, le arti riguardano l'espressività umana che è una, c'è l'uomo, l'uomo si esprime, in questa sua espressione, nel parlare c'è musica, nella parola, la poesia, il gusto delle persone cambia col tempo, la bellezza rimane sempre, una cosa bella rimane sempre. Allora, tu stai dicendo questo, che un grande artista sposa il suo tempo, ma porta più avanti nel suo tempo. Ho fatto con Schubert il lavoro del Viaggio d'inverno, tu pensa, Winterreise, quindi il testamento spirituale di Schubert. Winterreise si esegue in concerto, quasi con un senso sacerdotale, no? Cioè, e cantano questo... queste musiche sublimi, ma oggi questa cosa qui uno l'ascolta, magari noi italiani cantato in tedesco, non si capisce niente, riconosciamo che è musica bella, ma dice, ma noi che cosa ci dice? Siamo andati a recuperare un organico strumentale quasi da osteria, anzi da osteria, fisarmonica, violino, contrabbasso, una voce, abbiamo affidato la traduzione delle liriche di Müller, che sono liriche romantiche, proprio con i movimenti, i temi classici del romanticismo tedesco, a un poeta contemporaneo, Vito Giuliana, che ne ha fatto una versione in linguaggio corrente, e poi mi ha fatto un'ambientazione proprio da taverna, perché era lì che sono nate, è proprio lì, il luogo dove sono nate e state eseguite queste musiche. E insomma la scommessa è che uno le prende, le percepisce e dice sì, ma queste mi dicono qualcosa. Riesco a capire lo struggimento, da dove nasce questo desiderio di fuggire, questo desiderio di cercare un amore che è ineffabile. In fondo a quel paese se ne stava nel suo organetto che con le dita gelate suona come può. Questa è la grande crisi della melodia in tutto il mondo, la melodia in crisi della musica popolare, e secondo te quale sarà il prossimo passaggio del futuro della musica? Allora, il desiderio di fuggire dalla melodia, perché è un desiderio di fuga, non è, dalla melodia non si scappa, tu puoi anche costruirti... Nega la melodia, nega perché lo sai che nel momento in cui metti due note vicine, quella è melodia. La neghi, la camuffi quasi per cercare di scappare da qualcosa che viene percepito come un legame troppo forte, un legame, una costrizione, non mi costringo alla melodia. Quali sono i progetti da cui come avete lavorato e quali sono? Andare alla radice del gesto musicale, gli stati in luogo, che sono delle liriche musicali costruite su brandelli di poesia che potrebbe essere qualificata come poesia d'avanguardia, ma che producono poi un risultato musicale che risulta assolutamente godibile alla portata di non c'è rottura. Mettere ordine nel dare corpo poco per volta a tutti i nostri progetti, perché le sollecitazioni che abbiamo sono
sono infinite, ogni cosa è una sollecitazione, quindi sono un sacco di appunti, un sacco di indicazioni che ci vengono e che sono ognuno l'occasione per un progetto. Come sarà la musica dei prossimi 10 anni a Pianeta? Beh, ci sarà sicuramente un grosso, come dire, zoccolo di omologazione. Già adesso siamo così, cioè la musica che passa attraverso le cuffiette piuttosto che internet, piuttosto che è quasi un rumore di fondo di omologazione. Dentro c'è spazio per delle punte espressive. Beh, io penso che ci sia ancora spazio per questo, c'è ancora molto da scoprire, da mettere insieme, ecco, da unire. Io sento forte questo, l'idea di emotico, che è un'idea unificante. Io sono sempre stato convinto che la musica ha avuto strettissimi legami con l'ambiente. L'ambiente si intende poi la temperatura, la luce, l'aria, la presenza d'acqua, la presenza delle montagne piuttosto che le pianure. Tutto questo crea un clima, crea delle temperature che oggi invece sono omologate, perché viviamo tutti quanti in città artificiali, per cui si sta praticamente in Cina come si sta a New York, si sta in Africa, in molte città dell'Africa, in nuove megalopoli, come si sta a Roma da un certo punto di vista, perché si vive molto spesso all'interno di spazi artificiali. Quindi qua la musica, in un rapporto di questo tipo che cambia per tutto il globo, com'è? Io credo che quello che identificavo prima come una specie di zoccolo di omologazione, quello se vuoi è il suono urbano del mondo, perché poi in fondo questa lettura che dai, che condivido, è proprio l'idea del grande villaggio globale, che è una unica grande città. No, esiste questo ambito urbano fatto di strade, di marciapiedi, di automobili, di movimenti, di pensieri, di dinamiche, di commercio. Bene, questo dopo ha un suo modo di esprimersi. C'è sicuramente tutta una musica della città, musica fatta dalla città, ma uno sguardo un pochino più dall'alto, uno sguardo che vada a capire come c'è un legame tra la musica e proprio la struttura quasi urbanistica di una città, beh, questo credo che ci sia spazio proprio di indagine, non mi sembra sia un territorio. Sai, per far questo ci vuole anche una città. Questo forse si può cogliere in quella stagione nella quale Vienna è stata una città capace di esprimere questo. Parigi è stata capace di esprimere questo, New York è stata capace di esprimere questo, ma sono dei casi eccezionali dovuto proprio alla eccezionalità storica e geografica di particolari città in cui determinati momenti. Adesso la sfida è, c'è un'unica grande città, qual è il suono di questa città? O qual è il suono della città del XXI secolo? Una città che è una via di mezzo tra Shanghai piuttosto che Nuova Delhi o Città del Messico, San Paolo del Brasile o Dortmund. Ecco, questo sì, dà spazio a una indagine e a una ricerca che poi, se vuoi, è proprio la base del rapporto dell'uomo di oggi con l'ambiente di oggi. Cioè il musicista è uno che cerca le nuove sonorità, le nuove masse sonore e fa ordine su questo flusso progetto. Sì, cioè il musicista, l'artista è un altoparlante, anzi è un microfono che capta, fa sintesi e attraverso l'opera che passa attraverso la sua creazione comunica qualcosa che ha un valore universale, è una sintesi. E quanto più questa sintesi è forte, espressiva, quanto più ti accorgi che è una espressione eterna. Nasce da un momento contingente, ma esprime qualcosa che non ha tempo e non ha spazio.